Raccogliere risorse in una presentazione di Google Drive come Job Ads. Apro una presentazione nuova in Google Drive. Naturalmente è necessario avere un account Gmail. Allora, nuovo, presentazione di Google. La presentazione deve avere un titolo. Aggiungo un titolo alla mia presentazione, il mito della caverna, in latino. Ripeto il titolo. Mito della caverna, sottotitolo metto Platone. Ok. Inserisco una nuova diapositiva. Scelgo come layout solo titolo, quindi posso scrivere Platone. Ora vado in strumenti, scelgo la voce ricerca, mi vedo comparire sulla mia destra la casella di ricerca. Nella casella di ricerca cerco Platone, voglio mettere un'immagine di Platone, filtro i risultati in base alla licenza. I risultati utilizzabili, condivisibili o modificabili liberamente a scopo commerciale. Di Platone voglio in questo caso solo le immagini, mi dà molte immagini a disposizione, inserisco la mia immagine nella diapositiva. Nella mia diapositiva. Posso poi sistemare la mia immagine e come vedete mi dà anche il link dell'immagine. Per sicurezza posso copiare il link dell'immagine e aggiungerlo nelle note con Ctrl V. Aggiungo una nuova diapositiva, questa volta scrivo video, mito della caverna, cerco invece di Platone, cerco mito della caverna. Filtro i risultati, controllo che i risultati siano utilizzabili, condivisibili o modificabili liberamente anche a scopo commerciale. Okay. Cerco non più immagini ma video, in questo caso, e mi dà dei risultati. Scelgo questa risorsa video e la inserisco nella mia diapositiva. Okay. Posso andare alla risorsa cliccando, come vedete, su Incidente, chiami Genialloy al questa è telefono con la abbiamo tempistica la precedente. pubblicità, poi comunque mi copio il link, posso copiarlo anche da qui, ritorno sulla mia presentazione, metto una casella di testo con il
link YouTube. Posso anche inserire il link nelle note per essere così a posto. Aggiungo un'altra slide. In questo caso scrivo testi sul della caverna e tengo come titolo la casella di ricerca Mito della caverna. Cerco tutto, cerco che i risultati siano utilizzabili, condivisibili o modificabili liberamente anche a scopo commerciale e posso mettere, inserire naturalmente il link a Wikipedia dove mi spiega il mito della caverna, come faccio. Creo una casella di testo, mi conviene, e trascino il link a Wikipedia nella casella di testo. Riarrangio la casella di testo e la sistemo. Come vedete, mi dà il link che io posso copiare, indirizzo link, e lo posso mettere in evidenza sotto, di nuovo qui sotto, lo posso copiare anche nelle note. Ok, fatto. Naturalmente la presentazione, questa presentazione può essere condivisa, posso consigliare quindi agli studenti di utilizzare questa modalità per raccogliere le risorse su un determinato argomento. Poi le risorse possono essere condivise condividendo la presentazione sia in lettura che in scrittura per una ricerca collaborativa. Potrei aprire io stessa come docente una presentazione di risorse condividendola in scrittura con gli studenti.